La scorsa settimana abbiamo cominciato a parlare di pelle, vi ricordate? Abbiamo parlato di quella che il mondo, noi stessi, ci siamo messi addosso, che ha coperto la vera pelle, quella che era di essere creature di Dio, non figli di Dio, perché diventiamo figli di Dio quando accettiamo Gesù. Siamo comunque creature di Dio, avevamo una pelle che era differente, la nostra pelle attuale, quella che ci è stata cucita sopra, che ci siamo cuciti addosso, si irrita quando viene a contatto con la parola di Dio, con la Bibbia. Ora, la nostra nuova pelle si chiama Gesù Cristo, noi abbiamo una nuova pelle, che tramite questa nuova pelle possiamo avere un balsamo per i nostri le nostre irritazioni, piuttosto che l'acido di qualche cosa che si possa, che è differente dalla pelle. Non so se vi ricordate l'ultimo pezzetto che abbiamo letto la scorsa settimana, era questo qua, e fatto da prima Pietro 1,14, che dice: come figli ubbidienti non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Voglio farvi un altro esempio, sempre tratto da Proverbi, di come la pelle che indosso ora, la pelle quella mondana, quella che mi sono cucita addosso, si irrita a contatto della verità della Bibbia. Vediamo la prossima, Matteo. Dice: perché lassù il versetto, qua lo vedremo perché lassù. Voglio farvi questo esempio con questo versetto. Versetto 23 di Proverbi, capitolo 4, che dice così: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Perché trovo questo versetto irritante? Perché va contro la pelle che indosso oggi? Vorrei che leggeste la traduzione che ne fa un'altra Bibbia, questa è tratta dalla Nuova Riveduta. C'è un'altra Bibbia italiana che si chiama TIC, Testo Interconfessionale in Lingua Corrente, che ci spiega meglio questo versetto. Il versetto così tradotto diventa: vigila sui tuoi pensieri, la tua vita dipende da come pensi. Perché è una prospettiva leggermente differente, lo stesso versetto, ma ci spiega un pochino di più di questo versetto. Il versetto dice che quello che faccio e che penso influirà su quello, cioè quello che penso influirà su quello che faccio, e quello che ho qua dentro influisce su quello che è la mia normale vita. Ora, la psicologia moderna si è chiesta più di una volta se il comportamento umano provenga da dentro, ovvero sono io a stabilire quello che devo fare, oppure proviene da fuori, dall'esterno, ovvero il mondo, la società in cui vivo, la famiglia, influenzano il mio comportamento e stabiliscono in pratica che cosa devo fare. Insomma, se la colpa è mia, quando c'è una colpa, oppure se la colpa è degli altri. Chi mi fa comportare in questa maniera? Me stesso o il mondo, la società, la famiglia dove sono nato e vissuto? Una gran parte della psicologia moderna afferma che è più probabile il secondo caso, che io agisca, che il mio modo di agire è determinato dal sistema di vita in cui sono stato cresciuto, e che la responsabilità delle mie azioni non ricade soltanto su di me, sì, in parte sì, ma gran parte dipende dal fatto che io sono nato e vissuto in un certo tipo di vita, in un certo tipo di società, in un certo tipo di famiglia. In pratica, se vivo in una famiglia di ladri, sarà ovvio che io diventerò ladro. È questo che dice la psicologia moderna, una buona parte. E la colpa non sarà mia dell'essere diventato ladro, ma del mondo dove sono stato cresciuto, che mi fa diventare un ladro. Ma moltissimi processi finiscono con delle pene ridotte proprio perché i giudici riconoscono come attenuante la situazione in cui ho vissuto. Non voglio sapere se è bene o male, perché quello è un campo della legge. Io voglio vedere la legge di Dio che cosa dice oggi rispetto a questo problema. Leonardo Vitale
Forse non avrete mai sentito questo nome. Leonardo Vidale era un mafioso, figlio di mafiosi, proveniente da una famiglia mafiosa, che aveva commesso già molti delitti quando fu messo in carcere per la prima volta, e descriveva così la sua vita: la mia colpa è di essere nato, di essere vissuto in una famiglia di tradizioni mafiose e di essere vissuto in una società dove tutti sono mafiosi e per questo rispettati, mentre quelli che non lo sono vengono disprezzati. Bisogna essere mafiosi per avere successo. Questo mi hanno insegnato ed io ho obbedito. Questa è l'affermazione di condannato all'associazione mafiosa e domicilio. In pratica dice: un attimo, la colpa mica è mia. Io sono nato lì e non potevo far altro che far quello che la mia famiglia e la mia società mi diceva di fare. La pelle che il mondo mi ha cucito addosso è quella che mi dice che non è colpa mia. Non è colpa mia. Vidal diceva: non è colpa mia. Io che se sono fatto qui. È che la famiglia, la società, bla bla bla, sono il vero responsabile del perché io agisco male. E poi arriva Proverbi, che mi dice, questa è un'altra versione dello stesso versetto: custodisci il tuo cuore perché esso determina il corso della tua vita. Allora, Dio mi dice che non è vero quello che afferma Vidale, che io sono diventato così come sono perché sono vissuto attorno a persone, ho avuto attorno persone che mi hanno insegnato quello, ma mi dice che dentro di me c'è la potenzialità di essere quello che voglio essere agli occhi di Dio. C'è una causa che viene da dentro di me che mi fa agire in quella maniera. Sì, il mondo che ho intorno mi dice di fare in una maniera, ma io come figlio di Dio devo fare in un'altra maniera. Gesù dirà così in Matteo 15 al versetto 18: poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Un attimo, Dio mi dice che devo custodire il mio cuore perché c'è una fonte, qualche cosa di puro, acqua pura che sgorga. E Gesù invece mi dice che dentro il mio cuore ci sta tutta questa immondizia. Allora, a chi devo dare ragione? A chi devo ascoltare? A chi devo credere? Tra Dio e Gesù? Vedremo che dicono la stessa cosa. Vogliamo questa settimana andare un po' più in profondità in quel versetto di Proverbi. Io sono qui sempre per darvi un metodo di come leggere la Bibbia, per vedere un pochino sotto lo strato superficiale della letteratura e andare un pochino più in profondità per cercare il cuore di Dio. Per cominciare vediamo, come la volta scorsa, il verbo del versetto: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da essi provengono i sorgenti della vita. Custodisci è un verbo statico. Custodisci, che è anche questa volta è un verbo al imperativo, per cui è un ordine. È Dio che ci sta dicendo, non è che dice: guarda, vedi di custodire, vedi un po' di... No, custodisci, devi custodire. E per custodire non devo fare nessun movimento. Immaginate una chioccia, quando custodisce i propri cucini, prima le uova e poi i cucini, cosa fa? Sta lì, ferma. E questa è l'immagine che ci dice Dio: tu devi custodire, devi attuare un patrimonio e devi stare fermo sopra quel patrimonio perché tu lo possa custodire. In ebraico, come l'ho scritto, ma è scritto Nasar, che significa proteggere e mantenere, per cui custodire è più o meno la stessa cosa. Forse vi state chiedendo, dice: scusa Marco, hai sbagliato la slide, hai sbagliato la diapositiva, perché c'è un altro verbo, vero? Perché perché dice c'è un altro verbo, provengono, no? Io non posso dirvi niente di quel verbo, non posso dirvi come è scritto in ebraico, che cosa significhi, semplicemente perché nell'originale non c'è. Il versetto originale non c'è. E la frase in originale suona così:
La costruzione originale di quel versetto in ebraico è: più di ogni altra cosa il tuo cuore custodisci, poiché da esso le sorgenti della vita. Ora vi devo fare una piccolissima lezione di sintassi ebraica. Questa è una forma ebraica molto comune. Che cosa facevano gli ebrei? Per enfatizzare un verbo lo mettevano al centro della frase, sta lì al centro. Custodisci, la cosa importante che sta dicendo Dio attraverso Salomone, che ha scritto questo versetto, che vuole farti capire è: custodisci, è la cosa, quella è la cosa è importante. Allora, immagina questo versetto come una persona, no? La persona c'ha una testa e due braccia, no? Al centro di questa persona, di questo versetto, c'è custodisci. Allora, a destra, a sinistra del versetto ci dirà quello che è il perché custodire, e a sinistra c'è il cosa custodire. Allora, mi dai il prossimo? Allora, questo è il centro. Prossimo. Il tuo cuore. Cos'è che devo custodire? Io lo metto a destra per fargli la cosa speculare, ma è a sinistra del pezzetto. Il cuore. Che cos'è il cuore? Cosa ci sta dicendo? Devo custodire le mie emozioni? Ora, cuore qui è scritto in ebraico è lev. In realtà, cuore in ebraico si dice anche lebab. Lebab significa proprio il muscolo, l'organo fisico, la parte del corpo. Mentre lev sta invece a significare molto di più quello che il cuore fa. Che cosa il cuore è? Che non è soltanto essere un organo, ma è anche pompare sangue, l'effettività. Chi segue le mie predicazioni da qualche tempo sa che ho detto più volte che per gli ebrei intelligenza e emozioni risiedevano in parti differenti da come le interpretiamo noi. Ora, noi abbiamo una cultura greco-romana, soprattutto greca, dove le emozioni sono nel cuore e l'intelligenza sta nella testa. Per i greci l'intelligenza è la cosa massima, per cui è quella da enfatizzare. Le emozioni, il cuore, sono una cosa sporca, le passioni sono cose sporche, per cui vanno messe da una parte. Bisogna svuotarsi dalle emozioni e soprattutto enfatizzare la testa. Gli ebrei avevano una visione completamente differente. Negli ebrei non c'era questa divisione tra intelligenza, tra psiche, tra cervello e emozioni. Erano un tutt'uno e avevano sede appunto nel cuore. In testa, come ripeto tanto, c'era soltanto purea di patate, non c'era niente, era una scatola nella cuore. Altre emozioni risiedevano negli intestini e altre emozioni risiedevano nei reni, qui avevano riempito tutto quanto l'uomo di queste emozioni, ma soprattutto nel cuore c'era intelligenza e sentimento. Per cui quando Dio fa dire a Salomone custodisci il tuo cuore, non ti sta chiedendo di custodire le tue emozioni, ma ti dice di custodire sia le emozioni, sia il tuo cervello, sia la tua intelligenza, sia quello che pensi. Ciò che devi proteggere, custodire, mantenere non è soltanto la parte irrazionale di te, ma è soprattutto anche la parte razionale di te, la tua intelligenza, le cose che vedi dal mondo e le assorbi. Dio vuole avere possesso delle tue emozioni e della tua psiche, della tua intelligenza allo stesso tempo. Non vuole possedere soltanto le tue emozioni e cercare di fare quello che ti pare. Vuole possedere tutte e due le cose. Perché quello che pensi influirà su quello che senti, e quello che senti influenzerà quello che fai. Ve lo ripeto. Perché quello che pensi influenzerà quello che senti, e quello che senti influenzerà quello che fai, guiderà quello che fai. A Paolo scriveva così ai Corinzi, che avevano già un bel po' di problemi, con tutto quello che era la cultura dell'epoca, gli stava mettendo sul cuore, gli stava mettendo una pelle differente. Paolo scrive così ai Corinzi, secondo
Seconda Corinzi 10, versetti da 3 a 5. In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti, psiche, mente, e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la nostra conoscenza, di nuovo intelletto di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero, non ogni emozione, ogni pensiero, fino a renderlo obbediente a Cristo. Paolo ci dice: ciò che penso e ciò che sento, dice Paolo, io lo devo letteralmente accompagnare in prigione. Il verbo che in greco che usa Paolo è proprio qualcuno che porta un altro in prigione. Io devo prendere i miei pensieri e portare in qualche modo in un posto separato e protetto, perché la prigione quella è, i miei pensieri. Devo metterli dentro una teca perché non possano uscire. Allora, questo è il braccio sinistro. Vediamo sul braccio destro che cosa c'è. Le sorgenti della vita. Custodisci le sorgenti della vita. Cosa vi viene in mente quando pensate a una sorgente? Acqua. Acqua come ferma? Un lago? Acqua cristallina. Acqua cristallina? Acqua corrente, acqua che scorre, acqua che va, qualcosa di liquido, qualcosa di dinamico, qualcosa che si muove, qualcosa che fluisce, qualcosa che non sta mai fermo. Allora, se la prima fase del versetto c'era una cosa statica, ferma, nella seconda parte del versetto c'è qualcosa di dinamico, che fluisce. Un attimo, stiamo parlando di custodire il cuore. Cosa può fluire da un cuore? Cosa fluisce normalmente dal cuore? Il sangue, esatto, il sangue. Il sangue, gli ebrei, non so se vi ricordate, individuavano nel sangue la fonte primaria della vita, non perché avessero fatto studi in medicina, ma perché glielo aveva detto Dio. In Levitico 17, questo è uno dei posti dove Dio parla del sangue, perché la vita di ogni carne è il sangue, nel sangue sta la vita. Vedete, Dio dice: nel sangue, in questo liquido che sta all'interno del cuore, c'è la vita. È per questo che vi ricordate, il sommo sacerdote quando sacrificava la bestia, che cosa faceva? Uccideva la bestia, poi prendeva il sangue e spargeva all'altare di tutto quanto. A vedere un sacrificio, io ho visto un filmato dove hanno riprodotto un sacrificio, una scena che con buona pace degli animalisti dell'epoca, non so se ci fossero stati, che cosa avrebbero detto, perché è una scena molto cruenta, con questo sacerdote che raccoglieva il sangue e alla fine c'era un altare completamente cosparso di sangue. Perché? Perché rappresentava una vita sacrificata per la purificazione, un sacrificio di sangue, un sacrificio di vita. Perché? Per purificare i peccati secondo la legge di Mosè. Ma noi, ringraziando Dio, non siamo più sotto la legge, ma siamo sotto la grazia. Siamo sotto la grazia perché abbiamo avuto qualcuno che ha versato il sangue una volta e per sempre. Vediamo il prossimo tempo. Efesini 1, versetto 7. In Cristo, attraverso il suo sangue versato per noi, abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati secondo la ricchezza della grazia di Dio. Gesù è la sorgente della vita. È Gesù quella cosa che esce dal cuore e ci dà vita, che scorre attraverso di me. E come? Come fa a scorrere attraverso di me? Attraverso la parola. Qui c'è la vita. Questo è quello che deve scorrere nel tuo cuore. Allora, mettiamo assieme la testa con le due braccia. Mi dai, Matteo, la prossima? Parte che testa e braccia formano una croce. Mettiamo assieme le due braccia. Il tuo cuore custodisci le sorgenti della vita. Io devo custodire, proteggere, mantenere sia la parte logica di me, quello che penso, sia la parte emotiva di me, quello che sento.
La vita che scorre attraverso di me, attraverso il sangue di Cristo, attraverso la parola di Cristo, perché quel deve fluire dentro di me, perché quello che penso influenzerà quello che sento e quello che sento guiderà quello che faccio. Gesù stesso ha detto così in Giovanni 6:53: in verità vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita. Stava pensando non a bere il sangue, ma stava pensando a vivere una vita che sia piena della parola di Dio. Vedete, allora, ancora una volta, perché la parola di Dio è irritante se io ho una pelle differente, se ho la pelle del mondo, una pelle che in qualche modo mi sono cucito sopra, che gli altri mi hanno cucito sopra. La psicologia mi dice che io sono frutto della società dove sto vivendo, della famiglia dove sono cresciuto. Dio mi dice che io sono il frutto di quello che scorre in me. Io divento il frutto di quello che scorre in me. Tu potresti dire, dovresti pensare a Marco, senti, tu sei nato in una famiglia normale, bella famiglia, padre, madre, tranquilli, lavoratori, hanno tirato su una bella famiglia. Un attimo, tu dovresti vedere la mia famiglia, tu dovresti vedere il condominio dove sono vissuto io, la città dove sono vissuto io, tu dovresti vedere la nazione dove sono vissuto io per capire di come sono cresciuto io. Ora, qualsiasi sia la tua storia familiare, qualsiasi sia la città, il condominio, la nazione dove tu sia vissuto, qualsiasi sia quello che hai vissuto, qualsiasi sia quello che hai fatto per vivere, e non lo voglio sapere, io ti dico, custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della tua vita. Gesù è venuto appositamente per iniettare in te una fonte inesauribile di vita, qualcosa che non finirà mai, per cambiare il tuo sangue e per darti una pelle nuova, una pelle completamente differente. E ricordate, all'inizio abbiamo parlato di un mafioso, era Leonardo D'Italia, mafioso, un assassino, condannato a 10 anni di carcere per associazione mafiosa e per vari omicidi, che affermava: non era colpa mia, io ho fatto quello che mi diceva di fare la società e la mia famiglia, non era colpa mia se sono cresciuto così. Leonardo aveva riempito le sue vene con tutto quello che aveva detto Gesù. Vi ricordate che aveva detto Gesù? Dal cuore escono che cosa? Omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Leonardo probabilmente le aveva vissute tutte quante, tutte, dalla prima all'ultima. Era lui, come molti altri fanno a quel giorno d'oggi, che aveva scelto quella vita, dice la Bibbia, perché lui aveva la possibilità. Dopo 10 anni di manicomio giudiziario, probabilmente lui si era fatto ricoverare in manicomio giudiziario fingendosi pazzo, perché da lì credeva probabilmente che sarebbe riuscito ad uscire più rapidamente o evadendo. Qualcuno un giorno regalò una Bibbia a Leonardo. La sorgente di vita che stava nella Bibbia iniettò nel cuore di Leonardo un cambiamento radicale, un cambiamento totale, un cambiamento per sempre. Leonardo credette a Gesù, accettò Cristo nella sua vita. D'Italia divenne il primo pentito di mafia. Leonardo D'Italia è stato il primo pentito di mafia, poi non è stato creduto, non è stato creduto, e pagò quel pentimento con la morte, perché fu scarcerato, ma dopo qualche mese venne ucciso sui gradini mentre stava uscendo da una chiesa. Il suo cuore era al sicuro, il cuore di Leonardo era al sicuro per sempre, in lui scorreva e scorrerà per sempre la vita che è nella parola di Cristo.
Custodire il proprio cuore significa imparare a controllare i propri pensieri, le proprie parole, la propria disposizione, ma significa soprattutto far sì che nelle tue vene scorra abbondantemente la parola di Cristo. La parola di Cristo abiti abbondantemente in voi, dice Paolo. E non è mai troppo tardi per cambiare. Per cambiare quello che scorre in te, non è mai troppo presto per iniziare a custodire il tuo cuore. Custodire il tuo cuore significa strappare via la pelle falsa, strappare la pelle falsa che copre quella tua vita, riempire costantemente ogni giorno il tuo cuore con la vita che è nella parola di Dio, perché possa cambiare quello che pensi, influenzare quello che senti e guidare quello che fai. Fermiamoci a pregare. Grazie Signore della tua parola, che ambalzano per la mia pelle di nuova creatura in Cristo, che mi guarisce, lenisce le mie ferite. Se tu che mi hai ascoltato oggi sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, voglio custodire, voglio mettere in cella il mio pensiero, voglio non farlo uscire più dalla tua parola. Voglio custodire il mio cuore, voglio che la mia intelligenza appartenga a te, che i miei sentimenti appartengano a te, che le mie emozioni appartengano a te. Signore, io voglio questa sorgente di vita che sta nella tua parola. Aiutami a leggere sempre di più la tua parola, a farne parte di me, a renderla una parte integrante della mia natura. Signore, io voglio che questo flusso di vita costante scorra attraverso di me, perché io possa cambiare quello che penso e possa influenzare quello che sento e possa guidare quello che faccio alla tua gloria, Signore Gesù. Tutte queste cose te le prego nel tuo nome, Cristo. Amen.